Buongiorno, tutti svegli, tranne Jacopo. Guarda, lei che aspetta, mettiti bene, guarda, faccio vedere come cerca di fare il salto. Hai visto? Non ci riesce. Mettila giù. È stata una notte intera sul divano. Appunto. Buongiorno ragazzi, bentornati in un nuovo video. Mia da quando è venuta vuole stare sempre sul divano. Cioè, ma dal primo giorno che è arrivata in questa casa voleva andare sul divano. Comunque, ieri ho fatto le unghiette. Ci fate caso ai brufoli, deve venirmi il ciclo. Comunque, ieri ho fatto le unghiette, sono molto molto carine. Ti piacciono? Sì. Sono carine, ho fatto questo semplice French, però invece di fare il solito French l'ho fatto un po' più storto, diciamo. Allora, mo stamattina che mi magno, non lo so ragazzi, non lo so. Vabbè, decido io sempre con le mie mani dentro le zizze. Lo so ragazzi, me le mantengo. Perché visto che sono talmente non scese, no, che arrivano qua giù, allora io le alzo e me le mantengo, capito? Voi non capite quello che faccio io. Comunque. Oh, tu sei l'altra volta qua. Ma ti sei una mugnella. Ti sei una mugnella. Bacio a me. Che ti metti quella farfallina all'aria tu? Ti hai messa quella farfallina all'aria. Copriamo la farfallina. Guarda come fa la zampa. Mia. Guarda come fa la zampa. Aspetta, No, fermo, lasciala. Non lo so più. Questo forse è l'ombelico. Quella è una farfallina. È mia lei. Allora ragazzi, copro. Mi sono fatta questa simil piadina. Al posto di mangiare il pane ho messo un pochino di crusca di grano, un po' di riso. Ho fatto tutto ad occhio ragazzi, Poi ho messo un pochino di albume d'uovo, ma veramente giusto un poco, un po' di aglio in polvere, erba cipollina e l'acqua. E ho fatto l'impasto simil ai pancakes e mo vado a farcire con un po' di fiocchi di latte, pomodoro e insalata. Ne metto circa metà, così. Cercato di prendere giusto la metà. Il pranzo per me. Metti i pomodori che ho tagliato a fettine. No, è morto Michael Jackson. Da mo? Eh certo, era un cantante. Ok. E mo l'insalata. E poi ci metto un pochino d'olio sopra. Questa insalata qua del Lidl è buonissima, mix orientale. Mo, stasera. La vuoi un po'? Aspetta. A Cristian pure gli piace questa insalata. Ma ci metto sale, e olio, chiudo, e vado a mangiare. Le chiavi dove l'ho messa? Ce la posso fare ragazzi, Sono leggermente esaurita con Jacopo, ma ce la possiamo fare. Ok. Stiamo scendendo per portare nuovamente Mia dal veterinario. Perché ragazzi,
Allora, stamattina proprio in primis, quando mi sono svegliata, ha fatto la cacca e tutto bene. Scusate, insomma, le parole però. Poi le seconde due volte che ha fatto il suo bisognino è andata a diarrea con sangue all'interno. Quindi ora ho messo il campioncino di feci, il dottore, il veterinario mi ha detto, all'interno del bicchierino di plastica con la carta argentata, e insomma la portiamo ad analizzare e vediamo se c'è qualche problema, oppure perché, che ne so, magari si è sforzata, non lo so, ma vedremo. Comunque stiamo andando. Ci siamo fermati un attimo al sole 365 e per non portare Mia in braccio l'ho appoggiata dentro la borsetta. Sono stata al sole 365, questo qui è lo scontrino per questa spesa qui, ho speso 41,64 euro. E vi faccio vedere cosa ho preso: 3 kiwi, un pochino di pomodori per l'insalata, delle zucchine, avocado, aglio, uva, cipolle, ho preso queste qua bianche, questo spray per vetri, spray per profumare, questo ragazzi per sentire il profumo basta odorare la parte sotto, questo qui ha vaniglia ed è pazzesco. Ho preso una bella bottiglia di questo tè, merendine yo-yo, questi tortini così, gallette con cioccolato fondente, queste mini Pepsi. Finalmente ho trovato questi pannetti Active Fibre della Vileda, all'interno ce ne escono due, vedete il rosa e il celeste. Poi ho preso queste tracchie, che qui c'è scritto pancetta a pezzi, noi la chiamiamo e tracciulelle, carne macinata e padanelle, patate queste qua rotonde mignon, alcol profumato e un po' di queste camomille, ragazzi. Camomilla, questa qua è a fragola, questa qua a mandarancio ed è veramente buona. E questa è tutta la spesa che ho fatto oggi al sole 365.
La pallina non ti sta, poi tutto pure il cane. Comunque stasera ho messo i bambini al lavoro, lui sta solamente pulendo il tavolo e ha posato il pane, invece Vincenzo mi ha sparecchiato, ha lavato i piatti, li ha messi all'interno della piano cottura, li ha messi all'interno della lavastoviglie, poi sta pulendo il lavandino. Invece lui non ha fatto niente, anche mia non ha fatto niente. E tu sei la femminuccia di casa, devi aiutare a mamma con le pulizie, eh? Ma sì, come sì. Fa che non fa? Non... Sto scherzando, mica come noi che può fare i servizi. E quella dorme, la farfallina. Che c'è? Buongiorno. 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 Non li mettere là. Non li mettere. Oh mia. Chi c'è? Vedi un po' chi c'è. Guarda un po' chi c'è. C'è Vincenzo. Opla. Eccola, eccola. Oh, fai di nuovo finta che vedi là. Non ho visto. Dove sta Vincenzo? Non c'è? Non riesco, vieni qua che non ti ha visto. Fatti prima vedere, dopo te ne vai. Cammina piano piano, vedi là. Niente. Prima ti sei rialzata. Niente, già. Sei stanca, bimba. Carina. Ustrecce, maronna. Aggiustagli un po' l'orecchietta. Oh, che c'è, amore? Che c'è? Buon frullo, eh? Allora, ragazzi, vi aggiorno. Praticamente il giorno dopo, perché poi mi sono accorta di non avervi più aggiornato per quanto riguarda Mia, che l'abbiamo portata dal veterinario. Comunque fortunatamente tutto bene, gli aveva analizzato insomma le feci e non aveva nulla, mi ha dato comunque della medicina da dargli e quindi insomma tutto bene fortunatamente. Infatti mo sta qua che se la gode, se la dorme, va bene così. Comunque fortunatamente tutto bene, mi sono veramente spaventata tantissimo. Che poi comunque il sangue nelle feci, giustamente tu pensi sempre al... Aspetta. Facetti che stiano ancora che dorme. Stavo dicendo, comunque il sangue nelle feci, tu, cioè, il tuo cervello pensa subito a male. Invece magari potrebbe essere che si è sforzata un pochino, capito? E comunque, fortunatamente ragazzi, tutto bene. Stamattina a sto tempo mica lo capisco, sembra mezzo nuvoloso perché il sole all'aria non c'è, però vedi è così, un po' nuvolo e un po' sereno, no, però insomma un po' celeste. E questo è, mi ero dimenticata proprio di aggiornarvi ragazzi, tra un cavolo e un altro mi era sfuggito. Sono pronta per affrontare questo nuovo giorno di pulizia, tanto per cambiare. Però adesso mi faccio prima un caffè, colazione l'ho fatta già, adesso un bel coffee e poi dopo vado a pulire. Busta per Mia, traversina, salviettine, la bustina per metterci i bisognini che c'è qualcosa all'interno, l'insaglietto e ce la portiamo appresso. Allora ragazzi, è ormai sera, è sabato,
Io non so sto video che ho combinato, ho fatto vari giorni, perché una volta un cavolo, una volta un altro. Stamattina, ragazzi, mi sono pulita tutta la cucina. E quindi stamattina sono stata abbastanza impegnata. Comunque, non vogliamo lasciare Mia qui a casa da sola, perché essendo piccolina ho paura che poi dopo piange. Cioè, lei già la notte quando è da sola piange. E quindi, ragazzi, onde evitare che dovesse piangere, io mo che ne so se stiamo, eccoli va, se stiamo fuori un'ora, un'ora e mezza, due ore, tre ore, cioè veramente non lo so. E quindi preferisco portarmela dietro e stare tranquilla, tanto quella bene o male dorme sempre. Voglio far vedere come dorme. Non mi avvicino troppo, cioè, con la testa appesa sulla traversa, con i suoi peluscetti. Guardala, amore. Mia, oh, ti vuoi usare un capo o no? Quella farfallina. Comunque, mo mi levo la molla e ce ne andiamo a prendere pure mamma. E penso ci andiamo a mangiare un panino, perché pure Christian voleva un panino. Io sono tutta in nero, ragazzi. Avevo messo inizialmente il pantalone lungo, ma fa caldo. Poi ho messo il jeans con la cintura, ma mi stringeva troppo, e alla fine ho messo questo che ormai è diventato bello largo, in modo tale che vedi che se mangio sto bella apposta e tranquilla. Guarda, sei di nuovo riabbassata con sta capoccia, cioè sta là per terra. Comunque va, sistemo le ultime cosine e ce ne andiamo. Borsa grande, perché ci stanno anche le cose di Mia all'interno. Io ci vedo più che la torta. È bella. La farfallina. C'è una farfalla artigianale. Amos. Ma di cosa? Siete le canine. Siamo qui, gli artigiani del panino. C'è Mia qui che dorme. E fatti la coccola. Oh, che sta sudando. Ma la Oh, così si vede meglio. Mazza, wow. Questo è mio, oh, questo è mio. Rosso, ma che bello di me. Deve assaggiare. Ora te lo porto anche a te. Cristian e Jacopo laggiù. Vai! Devi saltare di più! Ma è caldissimo. Certo. E anche l'acqua. No. Pigliate qualcosa. Questo è il mio cornetto. Ah no! Shhh, è uguale! No, Pepe, nella carta! Oh, è come morbido, che lo si spezza! C'è pure tanto zucchero! È cresciuta la mia panza? È il bambino dentro! No, non tengo per nessuno, questo è tutto mangiare, un bel panino con un bel cornettino! Oh no, mi pare che non c'è tutto dentro! Sembra, ma non c'è nulla. E io sto nella tua pancia. Bravo, stavi tu. E poi nella pancia di Christian stavano di papà. No, Christian stava sempre nella pancia mia. Quelle di papà. Gli uomini mica fanno i figli, solo le donne fanno i figli. Esattamente. Sei andato subito dal ginecologo. Sì. Il giorno dopo. Il giorno dopo. Mi fanno il test. Mamma mia. Io comunque. Se te ne mangiavo, ma porco.
No, parte. Stasera, cioè, sono scesa così tutta sbrecciata, ma ormai ragazzi non è più tempo assolutamente, perché fa abbastanza freschetta, eh? Fa abbastanza fresco. Andiamo via. Te accetti che quando fai lo shampoo appena... Lo shampoo appena fatto, è normale che c'hai i capelli lisci. Mia stanchezza, ragazzi. Jacopo, entra più dentro a mamma, non se la porto. Madonna, la danno ai tormenti a questo cagnolino. Dove siamo a casuccia? Nel suo lettino. Ma stai dormendo da prima, amore. È bravissima quando usciamo, è vero? Che vuoi fare? Ah, vuoi mangiare il mio ditino? Il tuo amichetto, vedi il tuo amichetto? Eccolo. Oh nonna, che bella faccia che c'ha. Devo dire che Mia ha fatto veramente la bravissima. Quando abbiamo mangiato il panino, non sapendola dove mettere, me la sono messa all'interno della borsetta, perché comunque avevo le sue cose. E stava, diciamo, c'era comunque la traversina, le salviette, comunque stava bella comoda, morbida, quindi l'ho messa all'interno della borsa. E poi, mentre siamo andati alle giostre, insomma, Giuseppe l'ha tenuta un po' in braccio, un po' l'ha voluta far scendere, anche se guardiamo sempre che non lecca a terra, perché comunque è ancora piccolina, non ha fatto ancora il secondo vaccino, lo deve fare il 12 settembre. E poi niente, mo che siamo andati a mangiare la zeppa, la stessa cosa, l'ha messa un pochino a terra, è andata da un'altra parte e ha fatto pure i suoi bisognini, ragazzi. Quindi mo speriamo che stanotte non faccia nulla, non lo so. Comunque fammi un attimo, anzi io mo lo sai che faccio, non è che chiudo tutto, chiudo, lascio un po' aperto, evito di accendere il condizionatore stasera perché tanto si sta bene. Ragazzi, c'ho la panza che vuole proprio scoppiare. Ok, tapparella chiusa, ho lasciato giusto un pochino aperto, ma mi vado a mettere il pigiama un attimo e sinceramente mi scoccia pure truccarmi. Comunque domani andiamo a pranzo da mamma, verrà pure mia suocera e mio suocero, vengono a mangiare pure loro da mamma e bimbi. E niente, quindi domani risparmio di cucinare e va bene così. Ci vediamo domani ragazzi con un nuovo video. Un bacio forte forte, vi voglio tanto 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 bene. Ciao. Wake up at your place. Wake up at mine.